Il governo conferma gli impegni per il porto di Gioia Tauro, lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti nel corso di un incontro alla cittadella regionale con il presidente della regione Mario Oliverio, con i sindacati CGIL, CISL, UIL, UGL, SUL, con Confindustria. L'incontro è stato promosso dal governatore Oliverio dopo che nella discussione sulla legge di stabilità in Commissione Bilancio della Camera non è stata accolta una norma che istituisce l'agenzia portuale per il transshipment per i lavoratori di Gioia Tauro, prevista da un accordo interistituzionale di fine luglio. Nell'agenzia, peraltro, dovrebbero essere ricollocati gli oltre 400 lavoratori che sono in esubero da parte di MCT, la società che gestisce il porto gioiese. Beh, prima di tutto c'è un impegno complessivo su Gioia Tauro che è presente nel patto per la Calabria con investimenti importanti sia sul porto che sul retroporto e i collegamenti infrastrutturali per renderla competitiva, rendere Gioia Tauro un porto competitivo sullo scenario internazionale. Poi c'è l'impegno a presentare alla Commissione europea la domanda per la zona economica speciale che stiamo preparando e con la massima urgenza ripresentare al Senato l'emendamento di costituzione dell'agenzia del transshipment cosiddetta che possa dare sicurezza ai lavoratori di Gioia Tauro e di Taranto nel processo di rilancio dei due porti appunto nella competizione nel Mediterraneo. Questo è l'impegno del governo e siamo anche molto fiduciosi che in Senato la norma passerà e che quindi l'agenzia di transshipment sarà presto una realtà che darà la massima sicurezza ai lavoratori. Ma assolutamente sì, io ho voluto organizzare questo incontro alla presenza del sottosegretario De Vincenti, sottosegretario alla presenza del Consiglio che ringrazio, con le forze sociali, perché appunto la vicenda che si è verificata alla Camera di dichiarazione di inammissibilità da parte della Presidenza della Commissione Bilancio dell'emendamento presentato dal governo per la istituzione dell'agenzia portuale di Gioia Tauro ha destato preoccupazioni in tutti noi, nei lavoratori, nelle organizzazioni sindacali. Ho colto l'occasione di questa venuta di De Vincenti in Calabria per chiarire e per che il governo potesse in modo pubblico tranquillizzare con la riproposizione di un impegno che questa mattina c'è stato di presentare l'emendamento al Senato perché nella legge di stabilità possa essere approvata la istituzione dell'agenzia portuale. Abbiamo sottoscritto un accordo di programma quadro il 26 di luglio con il governo e le forze sociali proposto dalla regione che è importante, si sta lavorando per definire il testo normativo per la istituzione della ZES per avviare la procedura con la Commissione europea, cioè della zona economica speciale, per determinare condizioni di vantaggio dal punto di vista fiscale nell'area portuale di Gioia Tauro.